Allora, ciao a tutti, oggi Rampichiana. Com'è andata? Com'era il percorso? Prima cosa. Allora, 43 km per circa 1300 metri di dislivello. E prima salita lunga, un po' spezzata, ma facevi quasi quanto 800.000 metri di dislivello. Poi qualche single track, strade larghe, qualche pozzanghera e arrivo. Ok, cosa importante, partenza alle 10 invece che alle 8, quindi fondamentale. Esatto, però ci ha un po' fregati il cambio d'ora stanotte, quindi in realtà erano sì le 10, però. Vabbè, dai. Però rispetto al passato è andata molto meglio. E oggi, com'è andata la gara? Pronti via, salita lunga hai detto, quindi? Sì, quindi là c'è stata un po' di selezione e siete rimasti davanti in 4-5. Siamo rimasti subito in 4 perché c'era cioè, io Chiarini, c'era Ramon e Trincheri. No, confondo, non conosco gli avversari. Sifredi, ecco. E bon, poi. E poi sì, dietro avevamo un gruppettino di roba fondamentale, di abbiamo vinto il GPM, esatto. Che era l'obiettivo del giorno, quindi un uovo di Pasqua da 3 kg, enorme. E quello lì l'abbiamo portato a casa, primo obiettivo l'abbiamo vinto subito. Primo obiettivo, primo traguardo, preso subito. Ecco, e poi la gara è andata che siamo rimasti 4 davanti, abbiamo iniziato la discesa e l'altro ci continuava ad attaccare e niente, bon, sono andati via Chiaro e lui, io in seguire, eravamo in seguire dietro e siamo arrivati così. Chiaro ha vinto in volata, ha vinto bene. Chiaro! Ecco qui il vincitore di giornata. Vincitore di giornata, spiega un po' com'è andata la tua gara. La mia gara oggi è andata bene perché io l'ho fatta tutta a ruota, non ho tirato un metro tranne in volata, sono passato in testa solo in volata grazie a Diego che ha fatto un gran lavoro e Sifredi che ci ha fatto fare parecchia fatica, che ha tirato, ci ha fatto far fatica, ci ha tirato il collo, ma io ce l'ho fatta tenerlo e mi ha portato praticamente in volata e quindi è andata bene. Quindi prima vittoria dell'anno, timbrata. Poi era partivo con il numero 1, avevo vinto l'anno scorso, quindi vale doppio. Vale. Anche perché c'era stato un po' di pressioni generali, gruppo nuovo. Ecco, oggi è corso col gruppo nuovo. Come va il gruppo nuovo? Gruppo nuovo va bene, però differenza da quello vecchio? Cosa hai sentito? Non si rompe, però vince anche. Ah, cazzo. Questo quindi forse sei il primo corridore a vincere col gruppo no, nuovo. No, hanno vinto la Cape Epic e gli Specialized ufficiali. Hanno vinto. Però in Italia sicuro sono il primo. Ma cos'è il gruppo nuovo? Il gruppo nuovo della BC SRAM è uscito, il nuovo. E penso che a parte i team ufficiali solo noi Taddei per ora l'abbiamo montato, per ora io e Faili, loro due lo monteranno in settimana, vecchio, tradizionale. Ma perché non avevamo voglia di passare dal negozio, no, sono stati vagabondi, perché noi non avevamo bisogno, e poi noi siamo più vecchi, voi, e i vecchi hanno bisogno di stimoli, infatti stanotte eravamo in hotel e io ti avevo lasciato il letto matrimoniale e mi sono messo in brandina, poi non sei passato e ha ripreso il letto e mi sono ributtato nel letto matrimoniale. Vabbè dai, comunque la gara è andata bene, abbiamo vinto e non solo vinto, primi, terzi, quarti, quinti e sesti e uovo di Pasqua. Di Pasqua GPM, che non, quello lì non lo portava via nessuno. Quello era l'obiettivo. Ok, dai, domenica prossima. Domenica prossima dove corriamo? Cortona. Vai, venduta. A domenica prossima.